Ci prepariamo per cominciare. Prendiamo coscienza del corpo fisico, i piedi sono paralleli alla larghezza del bacino. Buon yoga a tutti. Rilassate le spalle e le braccia lungo i fianchi. Realizziamo per prima lo stato di yoga, l'unione tra la mente, il corpo e lo spirito. Chiudiamo gli occhi un attimo. E ci interiorizziamo. Interiorizziamo la propria coscienza e cerchiamo di guardarci da dentro, ignorando il mondo esterno. Eliminiamo i pensieri secondari, ossessivi, negativi e qualsiasi altra preoccupazione dalla mente. Creiamo interiormente uno stato di pace, tranquillità, quiete, serenità, calma profonda. Molto bene, abbiamo realizzato la presa della coscienza sul corpo fisico. Cominciamo adesso con gli esercizi di riscaldamento, le rotazioni della testa. Abbassiamo la testa in avanti, la giriamo lentamente verso la spalla destra, la lasciamo cadere all'indietro con tutto il suo peso. Continuiamo la rotazione molto lentamente, controllato, in modo da percepire ogni singolo muscolo come si estende e poi si ristringe a mano che giriamo la testa. Continuiamo la rotazione quindi lentamente solo verso la spalla destra. Se riuscite, chiudete gli occhi e interiorizzatevi profondamente, imparate a conoscervi guardandovi da dentro. Percepite i muscoli coinvolti, orientate la vostra attenzione sul respiro senza modificarlo, in modo che la mente rimane ancorata nel presente, nel qui ed ora. Se la mente va altrove, riportatela dolcemente nel momento presente. Ada, ti vedo solo dalle spalle fino alle ginocchia. Non ti vedo la testa, se riesci ad andare un pochettino più indietro, visto che sei la prima volta, sarebbe meglio perché ti posso anche correggere, se no dovresti allontanare. Ok, o abbassare la camera. No, ancora non ti vedo la testa. Continuate. Ok, adesso va bene. Quindi rotazioni verso sola la spalla destra. Lente controllate. Ok. Molto lentamente, controllato. Realizziamo l'ultima rotazione completa e poi con gli occhi chiusi ci fermiamo. Inspiriamo dal naso ed espiriamo dal naso profondamente. Realizziamo dalla parte opposta lo stesso esercizio, abbassiamo la testa in avanti e la giriamo adesso verso la spalla sinistra. Senso antiorario, senso yang. Prima abbiamo realizzato la rotazione della testa in senso orario, senso yin. In questo modo equilibriamo le energie yin yang a livello del chakra della gola, Vishuddha Chakra, che controlla il buon funzionamento della ghiandola tiroidea. La mente segue il movimento di rotazione. Riscaldiamo bene la zona cervicale.
Realizzate l'ultima rotazione, lenta, controllata. Senza paura lasciate cadere la testa all'indietro. Solo se soffrite di problemi alla cervicale o di ipertensione, non lasciate cadere la testa all'indietro. Ci fermiamo adesso con gli occhi chiusi, un bel respiro. Inspiro dal naso, espiro dal naso e svuoto bene i polmoni. Bene, realizziamo adesso i movimenti bruschi della testa. Chi lo conosce e lo fa già, Ada, tu mi guardi per prima, ti spiego come si fa. Portiamo la testa verticale due volte verso la spalla sinistra, due volte verso la spalla destra, mi fermo qui e porto la testa due volte indietro, obliquo verso la spalla sinistra. Cambio due volte indietro, obliquo verso la spalla destra e due indietro. Quindi, due sinistra verticale. Ti guardo, due sinistra verticale, uno, due, due destra, uno, due, porta la testa, fermati lì verso la spalla, sei così, porti due volte la testa indietro, obliquo verso la spalla, però dall'altra parte perché hai iniziato, ok, due così, cambia adesso verso l'altra spalla, due, e due indietro. Quindi porta la testa dritta, due indietro, brava. E di nuovo, due sinistra verticale, uno, due, due destra, uno, due, due obliquo indietro. Lascia la testa lì dove eri, la destra. No, no, non cambiare. Adesso cambia verso l'altra spalla, due e due indietro. E di nuovo, due sinistra verticale, uno, due, due destra, uno, due. Mi fermo e porto la testa due volte indietro, obliquo. Ok, cambia adesso verso l'altra spalla, due indietro e due indietro. Bene, ancora due sinistra, due destra, due obliquo indietro verso la spalla. Cambio due volte indietro, obliquo verso l'altra spalla e due indietro. La testa è libera e la muscolatura del collo rilassata. Se riusciamo, realizziamo i movimenti in successione rapida e bruscamente, focalizzando l'attenzione sul movimento. Ovviamente ascoltate il vostro corpo, se avete dei problemi gravi a livello cervicale, realizzate i movimenti lentamente, senza sforzare nulla. Bene, ci fermiamo, un bel respiro. Bene, realizziamo adesso il movimento del pendolo. Iniziamo lentamente, portiamo l'orecchio verso la spalla. Il corpo rimane perfettamente immobile, si muove solo la testa. Ovviamente riscaldiamo bene la muscolatura del collo, iniziando lentamente. Chiudiamo gli occhi, orientiamo lo sguardo interiore in un leggero strabismo convergente in mezzo alla fronte tra le sopracciglia, dove viene proiettato Ajna Chakra, il centro mentale di comando, così si attiva. A mano che i muscoli del collo si riscaldano, cercate di aumentare gradualmente la velocità. Ascoltate il vostro corpo, non sforzate, ma se vi permette la muscolatura del collo, il movimento si realizza rapidamente. La testa penzola da una parte all'altra. Gli occhi sono chiusi, l'attenzione focalizzata sul movimento. Se fa crack crack significa che ci sono delle piccole calcificazioni a livello delle vertebre cervicali. Fermatevi. Inspirate ed espirate profondamente, se avete dei vertigini aprite gli occhi senza problemi, fate uno o due bei respiri profondi, basta, ci fermiamo. Bene, abbiamo riscaldato la muscolatura del collo, riscaldiamo la colonna, alziamo alternativamente le spalle in modo dinamico, più solleviamo le spalle meglio riscaldiamo la colonna. Ada, pieghi leggermente i gomiti e solleva bene le spalle, le braccia sono quasi rilassate. Se volete chiudete gli occhi, orientate l'attenzione sulla colonna, percepite anche il massaggio profondo degli organi interni addominali, le braccia si energizzano.
ci fermiamo, inspiro ed espiro una o due volte profondamente. Bene, un attimo, prego. Che c'era rumore qua, ho spento. Bene, realizziamo l'allungamento della colonna vertebrale. Un esercizio che implica anche il controllo del respiro. Chi lo conosce lo fa, lo conoscete già. Chi no, Ada, tu mi guardi prima perché spiego, ok? E solo dopo lo realizziamo insieme. Inspiro, mi allungo, trattengo l'aria nei polmoni. Espiro dalla bocca e mi piego in avanti. Rilasso tutto il corpo, rimango qua rilassata fino a quando rilasso tutto, poi spiego cosa devi rilassare. Poggi le mani sulle ginocchia, inspiri dal naso, ti alzi lentamente, controllato e rimani in apnea. Sposti le mani all'angolo tra le cosce e il bacino e con forza spingi sulle cosce per stirare la colonna vertebrale. In apnea. Poi espiri e rilassi. Facciamolo insieme. Chi lo conosce lo fa per conto suo. Via Ada, inspiro sulle braccia. Trattengo l'aria nei polmoni, espiro dalla bocca con forza, mi piego in avanti. Svuoto bene i polmoni e qua rilasso la testa, le braccia, le spalle, la muscolatura intorno alla colonna, la muscolatura addominale. Quindi rilasso tutto il corpo. Poggia le mani sulle ginocchia, inspira dal naso lentamente, controllato, ti alzi piano piano, raddrizzi la schiena, sposti le mani all'angolo tra le cosce e il bacino, il pollice all'interno, le quattro dita all'esterno. In apnea spingi forte sulle cosce, stira, solleva le spalle, spingi, raddrizza le braccia e stira la colonna. Devi sentire che si stira bene la colonna vertebrale. E poi espiri quando non ce la fai più a trattenere l'aria, ti alzi. Puoi poggiare le mani, mi fermo, mi metto anche di profilo, o con il pollice all'interno, le quattro dita all'esterno e allora la colonna si stira dritta, o le quattro dita all'interno e allora piego il corpo in avanti, sollevo bene le spalle, le porto verso le orecchie, con forza spingo sulle cosce e stiro la colonna. Bene, non so quale esecuzione avete fatto, realizziamo ancora una. Via da insieme, inspiro su, espiro giù. Ci rilassiamo. Mani sulle ginocchia, inspiro, mi alzo lentamente controllato. Poggio le mani all'angolo tra le cosce e il bacino. Spingo forte sulle cosce, stiro la colonna. Allora, ti vedo con le braccia così. Brava. Così spingi forte sulle cosce. Cerca di raddrizzare i gomiti e sollevare le spalle. Piega bene le ginocchia, così la colonna si allunga. Ok. Qua puoi fare anche una torsione. Porti una spalla in avanti, poi l'altra. Poi ti alzi ed espiri e con questo abbiamo concluso il riscaldamento. Avviciniamo i piedi, fate un bel respiro. Ruotiamo le spalle, mani sulle spalle, cerchi ampi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio da dietro in avanti. Inspiro, espiro. 4, 5, 6. 7, 8, incrocio le dita delle mani, inspiro, mi allungo verso l'alto, trattengo l'aria, espiro, mi piego in avanti, scarico, molleggio adesso per un po' per riscaldare la colonna, e rimango lì e molleggio, riscaldo bene la colonna vertebrale, portate i palmi delle mani ai lati dei piedi, in avanti, parte opposta, continuando a molleggiare. Senza molleggiare, disegniamo i nostri cerchi a terra, ruoto a destra, poi a sinistra, torsione della colonna, braccia libere, penzolare, testa libera, i piedi ben radicati a terra, mi dondolo da una parte all'altra. Molleggio ancora un po' se la colonna vertebrale è ben riscaldata,
Piegate le ginocchia inspirate e alzatevi lentamente contro il lato, srotolando gradualmente la colonna. Bene, cominciamo con la postura del doppio angolo, i piedi sono paralleli alla larghezza del bacino. Incrociamo le dita delle mani dietro la schiena, allunghiamo le braccia, avviciniamo le scapole. Inspiro da ferma, espiro, scendo lentamente in avanti, allungo la schiena. Contemporaneamente le braccia si sollevano, mi fermo con il corpo a 90 gradi, sollevo le braccia, le porto perpendicolare al suolo, formo due angoli di 90 gradi, uno tra l'addome e le cosce, l'altro tra la schiena e le braccia. Sollevo leggermente la testa, guardo in alto, ad allunga la schiena. Rimani perché le posture si mantengono in immobilità completa per un certo periodo di tempo. Io mi alzo ogni tanto per guardarvi. Qui sono in Dvikonasana, la postura del doppio angolo. Allunga bene la schiena, avvicina le scapole tra di loro. Le braccia sono tese, Maria Pia sulle braccia. Rimaniamo immobili, con gli occhi chiusi, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro. Rimaniamo in immobilità completa fisica e mentale per 5 respirazioni profonde da adesso. Inspiro dal naso, espiro dal naso. Inspiro, espiro. Continuiamo a respirare profondamente e rimaniamo immobili. Non mollate le braccia sulle braccia, Ada. Inspiro, espiro e rilasso la testa e le braccia, piego le ginocchia, fletto le ginocchia, mi accovaccio al suolo e vado nella postura della sedia. Mi sollevo sulle punte e poggio i gomiti sulle ginocchia. Mi metto anche di profilo per chi non vede. Raddrizzo la schiena, mi sollevo bene sulle punte cercando di avvicinare i talloni ai glutei. Poggio i gomiti sulle ginocchia, le mani che toccano leggermente il viso, ovviamente gli occhi sono aperti che guardano un punto fisso. Non rimango così, con i talloni verso il pavimento e la colonna storta. Mi sollevo bene, raddrizzo bene la schiena e solo dopo, piano piano, poggio i gomiti sulle ginocchia. Adesso Ada non ti vedo, vedo solo la testa, però è importante. No, tranquilla, perché tanto non ti vedo, perché non riesci. Però è importante che mi vedi tu e capisci bene le spiegazioni. Adesso ti vedo solo così. Ok, gomiti sulle ginocchia. Le dita delle mani sugli zigomi o sul viso, leggermente dove arrivano, colonna dritta. Barbara, vai sulle punte. Ok. Concentrazione, equilibrio. Tonifichiamo la muscolatura delle gambe, miglioriamo le articolazioni delle dita dei piedi e delle ginocchia. Miglioriamo la nostra concentrazione e l'equilibrio e anche la forza di volontà. Concentratevi sul respiro. Inspiro, espiro, 3 secondi, 2, 1, piano piano le mani al suolo, avvicinate prima i talloni a terra e vi alzate molto lentamente contro il lato, srotolando gradualmente la colonna, vertebra dopo vertebra, inspiro quando mi alzo, espiro in piedi. Rimango con i piedi divaricati quanto il bacino, realizzo l'altra variante di Utkatasana, fletto le ginocchia,
Sposto il sederino all'indietro in modo che le ginocchia non superano le dita dei piedi. Sollevo le braccia lungo le orecchie perfettamente tese e rimango in Utkatasana. Allungo bene la schiena, la testa tra le braccia, sulle braccia Barbara Ada. Un po' più brava. Ok, Dario cerca di avvicinare le braccia alle orecchie. Rimaniamo immobili. Tonifichiamo la muscolatura delle gambe, specialmente i quadricipiti. Allunghiamo le caviglie. Allunghiamo la muscolatura delle braccia, la schiena. Concentratevi sul respiro in modo che potete mantenere la postura. Ada, raddrizza un po' la schiena, solleva un po' la testa, vai un po' più, ok. Piega di più le ginocchia, bravo. Cinque secondi. 2, 1, inspiro, mi alzo lentamente controllato, espiro, rilasso le braccia piano piano piano, faccio un bel respiro, ruotate le spalle se vi fanno male, scuotete le gambe, sciogliete un po', divaricate poi le gambe a circa un metro, realizziamo il triangolo variante classica. Solleviamo le braccia a livello delle spalle, i palmi delle mani orientate verso basso, allungate bene le braccia. Inspiro, espiro, fletto la colonna lateralmente a destra, senza ruotare il bacino, il corpo, niente. Porto le braccia in linea, divarica di più le gambe, Ada. Maria Pia, più le gambe divaricate. Se rimanete con le gambe così vicine, non rafforzate anche la muscolatura delle gambe e le caviglie. Circa un metro di distanza tra le gambe. Non guardate in alto, lasciate la testa in prolungamento alla colonna, le braccia sono in linea, chiudiamo gli occhi, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro e rimaniamo immobili per 5 respirazioni da adesso. Inspiro, espiro, andiamo. Inspiro, mi alzo lentamente controllato, rimango con le gambe divaricate, abbasso le braccia, faccio un bel respiro, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, allungo di nuovo le braccia lateralmente, inspiro da ferma, espiro parte opposta, lentamente controllato, fletto la colonna e allungo i muscoli obliqui addominali. Non poggiate, un aspetto importante, non poggiate il peso del corpo sul ginocchio. Le dita della mano sinistra toccano leggermente il polpaccio o dove arrivate. Le braccia in linea, allungate bene bene bene. La testa rimane in prolungamento alla colonna vertebrale. Chiudiamo gli occhi, focalizziamo l'attenzione sul respiro. 5 respirazioni da adesso. Inspiro, mi alzo lentamente controllato, espiro, abbasso il braccio e piano piano avvicino i piedi, faccio un bel respiro, ruoto un po' le spalle, sciolgo la tensione. Vengo nella parte sinistra del tappetino, faccio un passo laterale largo di 1 metro, 1,20 m, con la gamba destra,
ruoto il piede destro a 90 gradi, il piede sinistro a 45, porto i fianchi in linea, quindi ruoto il tronco e il bacino tutto, spingo il coccige verso il pavimento, fletto il ginocchio destro, vado con la coscia destra parallela al suolo, sollevo le braccia sopra la testa, incrocio le dita delle mani, unisco gli indici, vado bene in a fondo, se non ho male alla cervicale, guardo in alto. E rimango nella postura del guerriero 1, Virabhadrasana 1. Barbara sulle braccia, vicino alle orecchie, ok. Chi ha problemi a livello cervicale, lascia la testa in prolungamento alla colonna vertebrale. 5 respirazioni da adesso. Inspiro. Espiro. Continuiamo. Spingo sulla gamba destra per alzarmi lentamente controllato, rilasso le braccia, ruoto i piedi, li porto paralleli tra di loro, ruoto il piede sinistro a 90 gradi, piede destro 45, fletto di nuovo il ginocchio sinistro questa volta, vado in affondo dalla parte opposta e realizzo Virabhadrasana 1 dalla parte opposta. Vai più giù, Dario, fletta un po' di più il ginocchio, ok. Marisa, non sforzare, ma se riesci, non mantenere il ginocchio destro piegato. Porta il peso del corpo sulla gamba sinistra e la gamba destra è perfettamente tesa. Non rimanete così, ok? Gamba perfettamente tesa. Le braccia in alto, però. Ok, bene, Ada, sulle braccia. Se non hai problemi di ipertensione, guarda in alto, guarda gli indici che sono uniti. Inspiro, espiro. Tre, due, uno, rilasso le braccia, appoggio le mani ai lati del piede sinistro e porto il ginocchio destro a terra. Unisco poi le ginocchia, vado in quadrupedia, inspiro ed espirando allungo la schiena. Porto la testa tra le braccia e mi allungo bene, 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 bene. Scivolate poi lentamente a pancia in giù per realizzare la postura del cobra Bhujangasana. Le gambe sono divaricate quanto il bacino, i palmi delle mani sotto le spalle, il mento a terra, i piedi sul dorso. Inspiro, spingo forte sulle braccia, mi alzo lentamente controllato, curvo gradualmente la colonna, espiro, riporto il mento a terra, mantengo i gomiti vicino al petto. Ancora quattro così, inspiro, espiro. Inspiro su, espiro giù, inspiro su, es, giù, faccio forza sulle braccia per scendere. E l'ultimo, inspiro su, mi alzo lentamente controllato, espiro giù piano piano piano. Adesso mi alzo, inspiro e rimango in Bhujangasana. Cerco di non mantenere le spalle su. Abbasso bene le spalle, apro il torace. Spingo forte sulle braccia se riesco, raddrizzo bene i gomiti. Se non mi fa male la cervicale, lascio cadere la testa all'indietro.
Rilassate la muscolatura delle gambe e i glutei. Rilassate la muscolatura intorno alla colonna vertebrale. A chi fa male la zona lombare, rimane poggiato sugli avambracci senza sforzare la schiena. E realizza la postura della sfinge. Okay? Mi raccomando, scegliete la postura adatta a voi senza sforzare. Aprite bene il torace, rimaniamo immobili, 5 respirazioni da adesso. Inspiro, espiro, inspiro da ferma, raddrizzo la testa, fletto i gomiti e lentamente scendo, aiutandomi dalla forza delle braccia senza sforzare la colonna vertebrale. Scendo lentamente controllato, il mento rimane a terra, le braccia si rilassano lungo i fianchi, rimango rilassata, 1-2 bei respiri profondi. Dopodiché vado in quadrupedia, i palmi delle mani sotto le spalle, inspiro ed espirando allungo di nuovo la colonna. Rimango in balasana nella postura del bambino, unisco le ginocchia, porto le braccia lungo i fianchi con i palmi orientati verso l'alto, la fronte al suolo davanti alle ginocchia, spalle rilassate, muscolatura intorno alla colonna rilassata, braccia rilassate. Ci abbandoniamo al suolo, rimaniamo in immobilità completa, completamente rilassati per circa 15 secondi. Inspiro, mi alzo molto lentamente controllato, srotolo gradualmente la colonna. Espiro, appoggio le mani sulle ginocchia, raddrizzo la schiena, con gli occhi chiusi faccio un bel respiro. Scendo sul fianco e distendo le gambe in avanti. Mi preparo per postura di torsione Ardha Matsyendrasana, la postura del signore dei pesci. Fletto leggermente le ginocchia e sotto la gamba destra infilo la gamba sinistra, porto il tallone sinistro all'esterno del fianco destro. La gamba destra si flette, il tallone destro all'esterno del ginocchio sinistro. Gli ischi al suolo, entrambi. Braccio sinistro, il braccio sinistro scende lungo il polpaccio destro all'esterno del ginocchio e afferra la caviglia. Se riesco, se non riesco, afferro con il braccio sinistro il ginocchio destro. Ma se riesco, afferro la caviglia. Il braccio destro circonda da dietro la vita e spinge in modo come se volesse afferrare la coscia destra. E ruoto bene a destra, torsione della colonna verso destra. Ruoto le spalle, la testa bene ruotata. Sollevo leggermente il mento, chiudo gli occhi, lo sguardo interiore segue il movimento di rotazione. Mi raccomando, il tallone sinistro non va infilato sotto il gluteo per sollevare il gluteo dal suolo, controllate perché non vi vedo bene, ma lo lasciate lontano in modo che gli ischi sono al suolo, i glutei al suolo. Rimaniamo immobili. Marisa, se fai fatica, distendi la gamba sinistra. Però distendi una gamba e rimani solo con una gamba piegata. Ok, e piano piano fai la torsione leggera.
Ok, brava. Focalizzate la mente sul respiro, non pensate altrove. Pensate che le vostre viscere, immaginate piuttosto che pensare che le vostre viscere si strizzano come un pano. Quindi fate una bella torsione. Questo ci aiuta a sciogliere il grasso addominale, rafforza la colonna vertebrale, la tonifica. Miglioriamo le articolazioni delle ginocchia, delle anche, articolazioni coxofemorali. Se ruotate bene la testa, anche la zona cervicale usufruisce. Se spingete bene il braccio destro all'indietro, migliorate l'articolazione della spalla e del gomito. Quindi è tutto collegato. 3, 2, 1. Inspiro, torno al centro. Sciolgo la postura, distendo le gambe, rimango con le mani al suolo e con la colonna dritta, chiudo gli occhi, due respiri profondi, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Realizzo adesso Ardha Matsyendrasana dalla parte opposta, fletto il piede destro, la gamba destra è la porto il talone destro all'esterno del fianco sinistro, la gamba sinistra sopra la gamba destra con il tallone all'esterno del ginocchio destro. Il braccio destro adesso scende lungo il polpaccio sinistro dall'esterno e cerca di afferrare la caviglia. Chi non riesce afferra semplicemente il ginocchio. Il braccio sinistro circonda da dietro la vipera e poi ruoto molto bene a destra, a sinistra, scusate. Il tronco, le spalle e la testa ruota completamente fino al massimo della rotazione e poi ci fermiamo. Ada, non ti vedo, non ti posso correggere perché no, ti vedo solo le spalle. Le altre, sì, conoscete comunque già la postura. Quindi, gamba sinistra sopra la destra. Ok, fletta la gamba destra e porta il tallone all'esterno del fianco. Ok. Il braccio destro scende lungo la gamba sinistra all'esterno. E afferra la caviglia. Semplicemente, no, è un po' difficile. Afferra solo con il gomito destro il ginocchio sinistro. Afferralo. Ok. Poi la mano sinistra l'appoggi dietro il gluteo destro e ruota a sinistra molto bene. Con il braccio tira il ginocchio con il braccio destro e realizzi così una bella torsione della colonna. O semplicemente, se vuoi, puoi poggiare il gomito destro che spinge il ginocchio sinistro e tieni l'avambraccio sollevato in alto. Ok, e ruota bene. Barbara, spingi con il braccio dietro, come se volesse afferrare la coscia. Spingilo, spingilo. Ok, brava, brava. Tre, due, uno. Tornate con le gambe distese in avanti, fate un bel respiro, mantenete la colonna dritta. Ci distendiamo al suolo, rilassiamo la colonna, la gamba sinistra rimane distesa, fletto la gamba destra, afferro il ginocchio con le mani, inspiro da ferma ed espirando lo premo contro il torace. Rilasso le gambe, rilasso la schiena, allungo il collo e rimango rilassata premendo il ginocchio contro il petto.
così rafforziamo l'articolazione coxofemorale. Respirate normalmente, cercate di rilassarvi completamente a livello fisico, mentale, emozionale. Inspiro un cambio veloce, espiro, afferro l'altro ginocchio e lo premo contro il torace. Mi raccomando, rilassate la gamba destra, rilassate le gambe, non tenete la gamba tesa, niente, tutto rilassato, solo il ginocchio viene premuto contro il torace. Le braccia tese ovviamente perché premono il ginocchio. Porto anche l'altro ginocchio al petto e mi dondolo, incrocio le dita delle mani sulle ginocchia e mi dondolo lateralmente, piano piano, stacco il gluteo e la spalla dal suolo. Incrocio le dita delle mani dietro le ginocchia e mi dondolo avanti e indietro, sollevo il bacino, la testa, mi dondolo piano piano. Massaggio la colonna vertebrale per tutta la sua lunghezza, chiudo gli occhi e percepisco le vertebre che si appiccicano al suolo come delle ventose, una alla volta. Con l'ultimo mi alzo, incrocio le gambe, lascio la testa cadere in avanti, una bella rotazione lenta controllata verso una spalla. E poi un'altra rotazione verso l'altra spalla. Vado poi in quadrupedia e mi preparo per Uttita Dhanurasana, la postura dell'arco in elevazione. Vado sulle ginocchia in quadrupedia, praticamente sulle ginocchia. L'avambraccio sinistro viene poggiato sotto le spalle con il palmo orientato verso basso. Non andate in avanti, non spostate il peso del corpo dalle ginocchia, rimane lì. L'avambraccio sinistro sotto le spalle, si solleva la gamba sinistra e con la mano destra afferro il piede sinistro. Poi sollevo la gamba in alto, tirando con il braccio la gamba più in alto possibile, sollevo la testa e guardo un punto fisso davanti a me. Il braccio teso e il destro è teso, come un arco che solleva bene la gamba in alto. Barbara, sei troppo avanti con il braccio? Non ti vedo bene. Mano e piede opposto sei, no? Ok. Quindi gamba sinistra sollevata. Vabbè, hai sollevato la gamba destra, la afferri con la mano sinistra, ok, poi fai al contrario. Rimaniamo immobili. Sollevate bene la gamba, su Dario, sulla gamba, tirala con la mano in alto. Rilasso, allungate la schiena, inspiro, mi alzo lentamente controllato,
Espiro, rilasso, un bel respiro prima di realizzare dalla parte opposta. Bene, l'avambraccio destro al suolo sotto le spalle. La gamba destra si solleva. La mano sinistra afferra il piede destro. E su la gamba. Barbara, come mai non riesci a tenere l'equilibrio? Ok, guarda in alto un pochettino, non guardare in basso. Ok, solleva dai la gamba, su. Bene, rimanete immobili adesso. Comunque Barbara, mi sembra che sei troppo in avanti con il braccio destro. Ok, così. E tienilo, non lo distendere in avanti, Barbara, il braccio. Ok, così, brava. Bene, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rilasso, inspiro quadrupedia, espiro, avvicino i glutei ai talloni, porto la testa tra le braccia e mi allungo bene, 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 bene. Srotolo la colonna lentamente e gradualmente mi alzo, inspiro. Espiro, schiena dritta, le mani sulle ginocchia, uno, due bei respiri profondi. Mi preparo per alzarmi, poggio le mani al suolo, i piedi sulla punta, cammino con le mani all'indietro, stacco le ginocchia da terra, avvicino i talloni al pavimento, inspiro e mi alzo lentamente controllato. Raddrizzo le gambe, srotolo gradualmente la colonna, vertebra dopo vertebra, la testa si alza per ultima. Espiro, un bel respiro. Che ore sono? 10 minuti. Veniamo a realizzare un paio di saluti al sole. Surya Namaskar. Veniamo all'inizio del tappetino. Il primo lo realizziamo lentamente, ad aguarda per chi non lo conosce. Chi lo conosce lo fa insieme a me e cominciamo lentamente. Uniamo i palmi delle mani davanti al petto. Espiro qui. Inspiro, sollevo le braccia sopra la testa. Curvo la colonna gradualmente all'indietro. Espiro, mi fletto, piego in avanti. Poggio le mani al suolo. Distendo la gamba sinistra all'indietro, la faccio scivolare nella fondo profondo e guardo in alto. Se riesco mantengo la gamba tesa. Tesa la gamba, Barbara. Gamba sinistra, non poggiare il ginocchio. Se riesci mantieni... Ah, ok. Le mani rimangono al suolo, il piede destro vicino al sinistro e vado a cane a testa in giù. Guardo l'ombelico, avvicino ai talloni a terra, allungo la schiena, porto la testa tra le braccia. Poggio le ginocchia, il petto ed il mento al suolo. La postura in 8 punti. E da qui mi alzo in cane a testa in su. Con il bacino in sollevato, inargo la schiena all'indietro e guardo in alto. Cane a testa in giù di nuovo. Il piede sinistro tra le mani, quindi gamba sinistra avanti, a fondo profondo. Unisco i piedi, porto la fronte alle ginocchia, gambe tese, espiro. Padmasana. Mi alzo lentamente, inspiro, inarco la schiena, Ardha Chandrasana, espirando, torno in Namaste. Bene, due, es, in, es, mani ai piedi, in, gamba sinistra che scivola nella fondo. Tani a testa in giù, porto il piede destro vicino a quello sinistro, allungo la schiena, testa tra le braccia. 8 punti, ginocchia, petto, mento al suolo. Cane su.
Cane giù, guarda l'ombelico. Gamba sinistra avanti. Unisco i piedi, fronte alle ginocchia. Inspiro mezzaluna, mi alzo in arco la schiena, apro il torace. Espiro, torno in namaste. 3, es, un po' più fluido. In, es, mani ai piedi. In, a fondo profondo con la gamba sinistra che scivola all'indietro. Cane a testa in giù, Adho Mukha Svanasana. 8 punti, espiro. Inspiro in cane, su. Rimango in apnea, in cane, giù. Apnea, gamba sinistra avanti. Espiro in mani ai piedi. Inspiro in mezzaluna. Espiro in namaste. 3, es. Un po' più veloce, in. Es, mani ai piedi. Gamba sinistra scivola, inspiro. Cane giù, guarda l'ombelico. Ginocchia, petto, mento al suolo. Cane su. Cane giù. Sinistra avanti a fondo profondo, guardo in alto, mani ai piedi, espiro, inspiro mezzaluna, espiro namaste. 4, es, in, es, mani ai piedi, in, sinistra all'indietro, cane giù, guarda l'ombelico, il bacino verso il soffitto, corpo una V, espiro 8 punti, inspiro cane su. Cane giù, guarda l'ombelico, dai Ada. Piede sinistro tra le mani, in avanti. Unisco i piedi fronte alle ginocchia, gambe tese. Inspiro, mi alzo, in arco la schiena, curvo la colonna all'indietro. Espiro, torno in namaste. Ora vi guardo, espiro. Inspiro, in arco la schiena, Ardha Chandrasana. Espiro, vado giù, mani ai piedi, gambe tese. La sinistra scivola all'indietro, a fondo profondo. Cane giù, guarda l'ombelico, il corpo prende la forma di una V. Unisci i piedi, Ada. No, così, vabbè. 8 punti. Cane su. Cane giù. Sinistra avanti. Espiro, mani ai piedi. Inspiro, Ardha Chandrasana, mi alzo, in arco la schiena e torno. Ancora 2. Es, in, es, mani ai piedi. Scivola la gamba sinistra a fondo profondo. Gamba destra raggiunge la gamba sinistra, cane giù. Ginocchia, petto, mento, cane su, cane giù. Sinistra avanti, mani ai piedi, espiro. Inspiro mezzaluna, espiro, torno, e l'ultimo, es, in, es, giù, gamba sinistra che scivola, cane giù, Ada, talone a terra, guardo l'ombelico, ginocchia, petto, mento al suolo, cane su, cane giù, spingo sulle braccia, allungo la schiena, testa tra le braccia, sinistra avanti, unisco i piedi fronte alle ginocchia, gambe tese. Inspiro, su, mi alzo, in arco bene la schiena. Ed espirando, torno in namaste. Bravi, dai. Ginocchia, gambe incrociate, ci sediamo. 2 minuti di allungamento. Incrociate le dita delle mani, poggiatele dietro la nuca, allungate la schiena, inspirate. Ed espirate, portate il mento contro lo sterno e rimanete lì. Rilassiamo le braccia, la mano sinistra sul ginocchio destro, la mano destra dietro i glutei, con la mano sinistra tiro il ginocchio, torsione verso destra. Inspiro, torno al centro, espiro, cambio. Inspiro al centro, escambio. Ancora 3. Ognuno per conto suo.
Distendo le gambe e le allargo, le divarico. Poggio le mani al suolo davanti, cammino in avanti piano piano. E se riesco allungo bene le braccia, distendo bene le gambe e porto la fronte al suolo. Se non riesco rimango dove arrivo, con gli avambracci al suolo lascio la testa cadere in modo che mi tira la colonna e la allunga. E rimango immobile. Camminiamo all'indietro con le mani, inspiro, mi alzo lentamente controllato, espiro, incrocio di nuovo le gambe, rilasso le mani sulle ginocchia e con la testa, oggi visto che è una giornata importante, 12 di marzo, il momento astrologico in cui il Sole supera il pianeta Nettuno, è un momento benefico in cui potete esprimere un desiderio, diciamo così, fare una piccola meditazione con quello che desiderate di più nella vostra vita. Visto che è una giornata importante, 12 marzo, 15-12-03-2021, la disegniamo con la testa, chiudiamo gli occhi e immaginiamo di disegnare con il naso. 12, quindi 1, poi 2, 0, 3, 2, 0, 20, quindi 2, e 1. Bravi, un momento divertente, ma allo stesso carico di energia, perché davvero è un momento astrologico importante. Se volete realizzare questa piccola meditazione, potete andare all'aperto in mezzo al parco, poggiate una mano sul petto e l'altra si rilassa e cercate di interiorizzarvi profondamente in modo da esprimere questo vostro desiderio che riguarda solo voi. Non potete esprimere un desiderio per il vostro parente, figlio, figlia. Scegliete voi un vostro desiderio profondo, che ne so, l'evoluzione spirituale o la salute o qualcosa che è importante per voi e mantenete questa meditazione per tutta la giornata. Quando vi ricordate, fate questo gesto di umiltà, interiorizzatevi profondamente e esprimete il vostro desiderio. Bene, con questo abbiamo finito la nostra lezione di yoga di oggi. Ci salutiamo. Namaste. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao Barbara, ciao Maria Pia, ciao Fede, Marisa, Dario, ciao a tutti. Ci vediamo lunedì sera.